Ciao a tutti, bentornati sul canale, come state, come va? Oggi sono qua con il video dei prodotti finiti e infatti qui c'è il mio sacco, il solito sacco, che si è anche macchiato, vabbè, l'ho lavato ma è rimasta la macchia e vi faccio vedere cosa ho finito questo mese. Qui ho una collanina un po' particolare che mi si intrecciano i capelli nella collanina. Faccio vedere la collanina. È con questi uccellini. È una collanina, è un souvenir di un'isola, di Formentera, perché il simbolo proprio di quell'isola sono questi galletti, chiamano pollitos forse, una cosa del genere. Vabbè, non so lo spagnolo, quindi non dovrei provare neanche a cimentarmi. Allora, vi faccio vedere le cose che ho usato. Allora, queste sono cose che ho usato nel mese, prodotti finiti di metà, diciamo, fine gennaio e febbraio, mese di febbraio. Allora, prima cosa che ho usato è stato questo, ovvero questa è una maschera per i piedi coreana. Tutti ne decantavano, insomma, l'efficacia, perché questa è una maschera peeling, ovvero è formata da un sacchetto e con dentro, sono due sacchetti per la verità, con dentro un liquido che è il peeling, e poi dentro ci sono anche le calzettine, diciamo sono delle calzette di plastica. Mettete questo liquido dentro, mettete i vostri piedi, dovete rimanere così un'ora e mezza, e dopodiché sciacquate e inizierà un processo di peeling che durerà sulle 2 settimane. Quindi i piedi, insomma, sui piedi si creano delle crosticine, delle pellicine, ma non dovete staccarle con le vostre mani assolutamente, se no vi farete del male. Ma via via queste, quando vi fate la doccia, quando vi lavate, insomma, così vanno via da sole, e poi il piede rimane, insomma, senza appunto questa pelle morta, molto, la pelle del piede è molto morbida, così non è come fare una seduta di pedicure, secondo me è un po', non lo so, cioè io non ho i piedi molto molto rovinati, quindi forse è per questo che non ho visto una grande differenza, però il processo di peeling c'è stato, la pelle dei piedi si è rinnovata, ma non penso che ricomprerò questo prodotto, perché insomma non è che mi sia servito granché, ecco. Poi ho finito questo, che è un tonico per il viso. Questo è un tonico che ho comprato da Boots, è della marca Boots, ed è fatto con degli estratti di piante, però è un tonico che ho comprato quest'estate e solo adesso ho finito, perché secondo me è molto alcolico, infatti si sente proprio l'alcol quando, insomma, lo mettete, e non mi piace questa sensazione, soprattutto quando la pelle è un po' come dire, delicata, anche a causa del freddo, magari è molto disidratata. Mettere un tonico così non va assolutamente bene. Questo è un tonico che forse consiglierei per chi ha delle imperfezioni, magari dell'acne, così, perché tende molto ad asciugare. Per me, a me insomma questo non è piaciuto, lo butto e non lo ricompro. Poi ho usato questa, che è una maschera per il viso all'estratto, diciamo, di snail, ovvero di chiocciola, di lumaca, la famosa bava di lumaca. È una maschera che si compone di due parti, c'è un siero che si mette prima e poi si applica la maschera serve proprio a far assorbire questo siero. È una buona maschera, alla fine la pelle insomma risulta molto luminosa. A me questa maschera è piaciuta, infatti l'ho messa anche tra i premi del giveaway, e il giveaway è ancora aperto se vi va di partecipare. E qui poi un'altra maschera, anche questa è tra i premi del giveaway, è una maschera di Elisa Vecca, una maschera sempre coreana, una maschera particolare perché è
vabbè, è una maschera in tessuto, come anche quest'altra, questa qui è in tessuto, però è creamy, quindi è cremosissima, è come se vi metteste una crema un po' più liquida del solito, e quindi poi tenendo la maschera in tessuto su, fate sì che insomma questa crema si assorba molto di più, non so. Mi piace perché lascia la pelle veramente molto liscia, molto idratata, quindi questa è promossa. Poi ho usato una maschera per le mani, questa è una maschera efficace, mi piace, questa la compro e la ricompro, ci sono dei guantini dentro intrisi di una sostanza fatta con emolliente, fatta con le albicocche e il burro la pesca e il burro di karité, molto ricca, mettete la mascherina, state lì una mezz'oretta e niente, poi togliete, magari vi massaggiate un altro pochetto le mani e niente, sono mani molto morbide e idratate. Poi ho usato quest'altra maschera coreana, anche questa mi pare che l'ho messa nel giveaway, e questa è con tre step, quindi ci sono tre fasi, c'è un cleanser, una schiumetta, quindi pulisce il viso, dopodiché la seconda fase è quella della maschera, mettete appunto la maschera, e poi alla fine c'è il siero. E questa è una maschera dall'effetto sbiancante, quindi dona luminosità al viso, ma è anche idratante. Mi è piaciuta questa, quindi anche questa è promossa, anche questa qui è di Elisa Vecca, questo brand che ho scoperto da ultimo, coreano, mi piace. Poi ho usato questa qui che è la maschera di Sephora, questa al ginseng, è una maschera che promette insomma di tonificare il contorno degli occhi, in effetti io questa l'ho usata e devo dire mi è sembrato che ci fosse questo effetto insomma di dare questa tonicità al contorno occhi, questa mi è piaciuta. Ho usato anche questa all'orchidea, questa qui invece doveva essere anti-aging, è una maschera francamente molto leggera, quindi io non ho trovato questa idratazione insomma in questa maschera qua. Ho usato anche la maschera questa sempre di Sephora, però questa è quella notturna all'avocado, molto buona. Il barattolino qui contiene 8 ml e io pensavo fossero troppi insomma da mettere tutti sul viso, pensavo di usarla in due volte, invece dovete fare così, ne mettete un po', aspettate un attimo che la pelle la assorba e poi ne mettete un altro po'. Io questa non la tengo tutta la notte su perché mi dà fastidio insomma che si sporchino i capelli o il cuscino, cose del genere, quindi io la metto e la tengo su un due orette, mi guardo un film e dopo la tolgo, e devo dire che questa qua all'avocado a me è piaciuta tanto, molto molto idratante, buona. Sempre per il viso o per gli occhi, il contorno occhi, ho usato queste di Star Skin, queste sono buonissime, sono delle patch, sono appiccicosissime, si mettono appunto intorno agli occhi e sono ultra idratanti, veramente queste mi sono piaciute proprio tanto, di queste qui Star Skin consigliatissime. Non so se scriverò tutti i nomi di questi prodotti nell'info box, date un'occhiata, se ho tempo ve li scrivo. Queste sono anche altre patch per il contorno occhi, queste qua sono di Christian Breton, Lifting Firming, quindi queste dovrebbero dare quell'effetto insomma tensore, no, sono idratanti per me, sono molto idratanti. Devo dire che effettivamente, cioè io qua non ho bisogno di tendere questa parte per il momento, quindi forse è per quello che non sento questo effetto, però sicuramente sono sicuramente delle buone patch molto idratanti. Ho usato un'altra maschera per il viso, le maschere io come sapete ne uso a bizzeffe, ma perché io la uso una maschera quasi ogni sera, non dico tutte le sere però. E questa qua è una maschera alla vitamina C, la marca di questa maschera qua è The Face Shop, anche questa è coreana,
ed è appunto buona, trovata molto, molto efficace appunto per dare luminosità al viso. Ho fatto anche un video su una piccola guida alle maschere di bellezza, non so se l'avete visto, se vi può interessare l'argomento, insomma vi lascio il link da qualche parte. Questa è un'altra maschera che mi è piaciuta, sempre coreana, e questa è il miele. Devo dire che io vado molto d'accordo col miele e con l'avocado, perché proprio sono per me elementi che mi idratano, insomma, e rendono la pelle molto luminosa, molto elastica anche. E quindi questa qui al miele mi è piaciuta. Adesso qua non c'è scritto Bombay Honey Mask, Papa Recipe. E niente, questa è in tessuto. Sono tutte in tessuto queste che vi ho fatto vedere per il momento. Poi ho usato anche una bath bomb, quindi una bomba da bagno di Lush. Questa qui era Lava Lamp. Mi ricordo che questa qui era arancione e viola, violetta. Ha un buon profumo. Però un profumo un po' chimico, ecco. Comunque, ho fatto il filmato, ma non so se lo caricherò mai. Spero di sì, di avere tempo di farvelo vedere. E qui, vabbè, ci sono altre patch di Christian Breton. Ah, poi ho finito queste salviettine qua di Olay, che sono alla vitamina, queste mi pare. Comunque sono anti wrinkle, anti rughe. E queste sono molto delicate, insomma, struccano abbastanza bene, anche se io poi non uso soltanto le salviette per struccare. Diciamo, questa è la prima fase del mio struccaggio. Poi dopo passo il latte detergente, poi passo il cleanser di Liz Earl. Insomma, faccio così per pulire il viso, poi metto il tonico e ok. Quindi queste qui comunque sono buone, delicate, mi sono piaciute. Poi ho finito del deodorante, ne ho finito, ups, due, sono questi qui di Vichy che vi faccio vedere sempre perché è il mio deodorante preferito. Sono tutti e due all'aroma fruttato, nota fruttata, molto delicati, non c'è dentro l'alluminio, senza parabeni, mi trovo bene e non si trovano qua a Londra e quindi questi me li faccio spedire dall'Italia. Ho trovato anche un sito che fa questo lavoretto, magari vi lascio l'indirizzo se vi può interessare. Ho finito questo che è il sapone per le mani, il mio sapone preferito di La Carex. Questo qua è al miele, molto nutriente, ha un ottimo profumo dolce. Poi ho finito un'altra maschera, questa è sempre una maschera di Sephora, una maschera notturna, non l'ho usata tutta la notte perché per i motivi che vi ho detto prima, questa qui è alla rosa, anche questa dovrebbe essere idratante, ma è più leggera dell'altra, io preferisco l'altra, preferisco quella all'avocado. Quindi dovessi ricomprarle, comprerò all'avocado. Ho finito anche il mio siero alla vitamina C, questo è un altro prodotto di bellezza che io uso sempre, lo compro e lo ricompro, magari cambio marca, però il siero alla vitamina C mi serve sia quando passo il dermaroller, ma anche appunto così la sera lo metto, prima di andare a dormire, insomma, e prima della crema idratante. Poi ho finito questo che era un campioncino di questa Kaushid, non so come si pronunci, però sono ottimi questi prodotti qua. Sono dei prodotti inglesi e questa è una body lotion, aveva un profumo molto di erbe, rosmarino, erbe aromatiche. Ed è rinvigorente, molto molto buono, insomma, dopo la doccia mettersi questa body lotion. Poi qui c'è un'altra, sì, questo è un residuo di una cosina di Lush, The Magic of Christmas, questo qui era il nome. Questo qui è una bubble bar, quindi era riutilizzabile, era una stellina, era natalizia e sapeva di cannella, di zenzero, di arancia. E si metteva, insomma, si mette nella vasca da bagno e crea tutte le bolle, oltre che lasciare appunto questo profumo. Mi è piaciuta molto. Questa l'avevo anche comprata l'anno scorso,
l'ho comprata pure quest'anno perché è proprio buona. Poi ho finito la cremina per gli occhi, questa qui, per il contorno occhi di Clinique. Questa qua si chiama Repair Laser Focus ed è una crema che mi è piaciuta, strafinita. È buona, io l'ho usata questa qui la sera, perché invece per il giorno ne ho un'altra. È buona, sì, è molto idratante e a me interessa questo, più che altro l'idratazione. Ho usato uno shampoo secco che è finito, di Batiste, e a me questi qua di Batiste piacciono tanto. Questa qui era una edizione limitata, infatti vedete ci sono le matriosche qui sulla confezione. Questo è Sweetie e infatti aveva un profumo dolcissimo, dolce dolce questo, e rimane questo profumo anche sui capelli. A me questi shampoo di Batiste piacciono. Certo non ne metto un quintale, perché no, se ne deve mettere poco, altrimenti poi vi rimangono tutti i capelli bianchi. Vabbè, e ultima cosa, ho usato queste testine rotanti di Oral-B per lo spazzolino elettrico. Queste sono molto buone e queste hanno in mezzo una cosina, un pezzettino di plastica, di gomma, che funge anche, insomma, da tipo filo interdentale. Mi piacciono, mi lasciano una bella sensazione di pulizia sui denti. Queste ne erano 4. E ok, fine, ho finito questi prodotti di questo mese, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi usate qualcosa di questi prodotti, come vi siete trovate, trovati naturalmente, uomini, donne, chiunque può usare questi prodotti. E quindi niente, io vi saluto, lasciatemi un commento, così insomma chiacchieriamo un po'. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi a questo canale che sta aspettando, e niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!